Siamo qui oggi con l'arcivescovo di Catania, Luigi Renne, in occasione della inaugurazione del teatro alla chiesa Zaccaria Elisabetta. Le volevo chiedere, nella situazione attuale a Catania, molti oratori non vengono consumati dai fedeli. Come sta sensibilizzando i parroci a creare più aggregazione? Ecco, è quello che ho detto anche nell'occasione dell'organizzazione della vita pastorale e dell'inaugurazione di questo centro. Gli oratori vanno vissuti. Evidentemente non siamo più nelle condizioni del passato in cui c'erano molti sacerdoti, soprattutto salesiani, che animavano questi luoghi. Oggi c'è bisogno di una corresponsabilità anche delle famiglie e di altri giovani che divengano educatori. È quello che sto ripetendo, ma mi rendo conto che c'è bisogno di persone, perché non basta aprire gli spazi hanno bisogno di persone che accolgano i giovani, altrimenti diventano cortili come gli altri. Ecco, è una sfida che credo debba coinvolgere tutti quanti, per primi voi giovani, che ad un certo punto dovreste sentire anche il desiderio di dire: ecco, io mi metto a disposizione perché questo oratorio riviva. Grazie mille.